Allora, adesso ho già il collegamento con una persona, un grande artista, ma prima vi faccio vedere una cosa veramente da brivido, toccante, sulle mani. Ne parlavo già all'inizio, non sulle mani nel senso una rapina, ma le mani a proposito delle nostre e altrui mani. Pietro Ghislandi, sentite e vedete. Mani. Sono queste mani che raccontano la storia. Una storia passo per passo, mano per mano. Le ho viste raccontare e raccontarsi, impugnare un'arma per difendere la patria, ma anche sporche del lavoro della terra per poi riposarsi al caldo del focolare. Le ho viste vincere la noia con la penna in mano, a tracciare una scrittura che l'eleganza sposava tratto per tratto. Sono le mani che ci hanno consegnato una storia da vivere e da raccontare. Quelle mani con uno schiaffo ci hanno fatto crescere e con una carezza ci hanno temprato l'anima. Sono le mani che hanno eretto i palazzi, le industrie e le nostre umili case, nelle quali un virus letale ha seminato dolore e lacrime. Sono le mani che con una stretta forte consacrano un accordo indelebile. Quelle mani le ho viste sanguinare per la fatica, ma anche stringere forte un rosario. Quelle mani grandi e rugose le ho viste stringere la piccola e indifesa mano di un bimbo. Quante mani a costruire cose dove la perfezione era una regola. Quelle mani dei nonni che un tempo hanno fatto la guerra per regalarci oggi la pace. Allora, abbiamo in linea Pietro Ghislandi. Buongiorno Pietro, benvenuto. Buongiorno Gianluca, grazie per l'ospitalità Grazie a preziosa. te della gentilezza, ma anche della tua preziosa arte. Devo ringraziare molto anche, permettimi Pietro, Leo Facco, l'amico, anche questo Grande preziosissimo Leo giornalista. Facco, che mi ha parlato di te e ha fatto da tramite e ci ha messo in contatto. Un grande intellettuale, veramente. Allora, ovviamente c'è l'intelligenza, c'è la astrazione, c'è la metafora, c'è la simbologia, c'è la nostra capacità di riflettere sulle cose, però tutto il pensiero, cosa sarebbe nella storia dell'uomo senza queste protesi che oggi, Pietro, consideriamo quasi secondarie, no? L'uomo alla macchina, ormai la tecnologia ha preso il posto della manualità, si dice che Esatto. questo è un grosso limite. Perché hai fatto questo video? Devo dire che è straordinario. Ma guarda, Gianluca nasce dalla collaborazione tra Bergamo e Brescia, sai, territorio tragicamente colpito dal coronavirus. Quindi l'idea è partita da due colleghi amici, sono i fratelli Rossini di Rovato che hanno questa casa di produzione. Dal nome della casa di produzione, Gianluca, che è Fonks Emotion, ho detto Emotion. Dobbiamo creare emozioni. In questo momento in cui c'è una guerra che noi facciamo fatica a combattere, dobbiamo avere un'idea per proporre qualcosa di particolare e dare emozione. Perché Gianluca, purtroppo, non riuscivo ad esprimere la mia rabbia del vivere una guerra. Qui in un territorio che ormai è diventato famoso in tutto il mondo, proprio in tutto il mondo. E quello che non abbiamo voluto fare è,
non mettere il faccione del divetto televisivo col parrucchino che urla la canzonetta per cavalcare l'onda della tragedia solo per protagonismo e così visibilità nazionale. Penso che le immagini delle mani rugose vogliono solo esprimere il dolore di un artista che assiste inerme alla strage dei nonni. Qui è una strage dei nonni, Gianluca, una strage. No, mi veniva in mente mentre parlavi una canzone di Umberto Tozzi di tanti anni fa che diceva a cosa servono le mani. Per esempio, bellissima, per esempio servono a ricordarci che tante mani rugose, io ricorderò per sempre e fino all'ultimo le ho strette quelle di mio padre, grazie a queste mani noi siamo quello che siamo oggi e abbiamo per esempio la libertà di cui spesso non sappiamo che farcene. Esatto. Gianluca, in particolare voglio dirti quanto sono importanti per noi le mani nella realtà bergamasca e bresciana, quanto è importante la mano che ha lavorato per una vita nella famosa Valle Seriana, ormai sulla bocca di tutto il mondo, la valle dove, nessuno lo sa, si chiama Seriana perché scorre il fiume Serio, ha dovuto affrontare una guerra contro questo nemico, combattendo in prima linea, senza potersi rifugiare nelle trincee per difendersi, perché la ricchissima Valle Seriana, tu sai che le più di 90.000 aziende bergamasche della Valle Seriana fanno il 20 o il 22% del PIL nazionale, figurati. Questa valle, e soprattutto i due famosi paesi di cui parlano tutti, Alzano e Nembro, non poteva essere chiusa e non poteva essere messa in zona rossa perché il potere politico-economico dell'imprenditoria milionaria riteneva giusto continuare a produrre, ad alimentare i contagi che hanno ucciso le vite umane, ma ripeto, hanno ucciso soprattutto il papà, il nonno e il bisnonno. Pensa Gianluca che ho amici miei che avevano il bisnonno in piena salute, se n'è andato con una bronchite e dicevano ma sì, ma vai giù all'ospedale di Alzano, ti curano, e nel frattempo girava la voce, forse nella bergamasca è meglio luna rossa e non la zona rossa. Ad ogni intenditor poche parole. Senti, sì, abbiamo capito. Senti Pietro, allora tu sei un grande attore, hai fatto film straordinari anche con Renzo, con l'amico Renzo Martinelli. Il nostro grande amico Renzo. Grande amico Renzo, grandissimo regista e di denuncia su vicende nascoste come Porzius. Esatto, come Porzius. Sei anche un clown straordinario, un ventriloquo, un caratterista, un attore, un cabarettista, eccetera. A te piace ed è un'arte difficilissima e sopraffina quella di fare sorridere e ridere le persone, ma in questo momento sei incazzatissimo. Mi spieghi i sensi della tua rabbia, quali sono i motivi? Ah, cerca di capire, io sotto casa, dal mio terrazzo, fino a pochi giorni fa, la colonna sonora che sentivo era, credimi, una croce rossa ogni 8-10 minuti. 10 croce rosse di prima mattina, 10 a metà mattina, 10 in tarda. Insomma, 120-130 croce rosse. Mi chiedevo cosa c'è? C'è una guerra? Ok, ma se c'è una guerra c'è un sistema politico che la sta bloccando? No? Cosa succedeva? Gianluca, a Roma forse non vivevano questo dramma, ma forse nemmeno la provincia. Sono a Milano, a 50 chilometri. Qui la realtà qual era? Era una realtà di militari che venivano a portare via i cadaveri. Non venivano a portare l'aiuto, visto che erano rimasti parcheggiati, lo sanno tutti, per giorni, pronti per l'emergenza. Questa emergenza non è arrivata, ormai ne parlano tutti, ormai mi sentirò dire Giancarlo fa il polemico, anche il comico. Con chi me la devo prendere? Se io non ho più i miei nonni, se ne sono andati, con chi mi devo arrabbiare? Quando i sindaci fanno le star televisive con i collegamenti nelle loro ville miliardarie. Con chi? Ah, è un sospiro, Gianluca, hai già capito, la mia rabbia è troppo forte. Senti Pietro, io vorrei che adesso lanciassi tu, quindi mi rivolgo
al nostro bravissimo regista Roberto Rauli di questa mattinata, in attesa di riaverti perché ormai ci siamo conosciuti, Sarà un tornerai in piacere. collegamento, magari anche Skype. Senti Pietro, Grazie. vorrei che tu, per il nostro pubblico nazionale su Canale Italia, la stiamo vedendo in assoluta anteprima, questa cosa straordinaria che tu insieme ad altri amici hai curato, hai realizzato. Vorrei che tu stesso lanciassi il tuo video sulle mani. Guarda, lo faccio con una frase di un grande autore, Il Piccolo Principe, famosissimo libro, riporta una frase molto bella che è dedicata al nonno che non c'è più. Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. Quindi, per fortuna, sono ancora qui, vicino a noi. Farei un lancio non malinconico, Gianluca, Sì. l'ospitalità nella tua traduzione è molto bella e molto intelligente, mi permette di dire, beh, tira fuori un po' il tuo carattere, fai vedere qual è la tua carta d'identità, sono un comico, lancio il video come lo farebbe il vecchietto del West, sai che io faccio il Bellissimo, doppiaggio fai il di... vecchietto del West. Alcuni personaggi di cartoni animati ancora sono doppiati da me. Il vecchietto del West, ecco, Bergamo News, tra l'altro un giornale, l'unico che mi sostiene. Vecchietto del West, nella tua trasmissione direbbe, carissimo Gianluca, sono il vecchietto del West, onoratissimo di essere qui con te e non essere a Kansas City. Io ci tengo a lanciare questo video. Video mani, sì, sono le mie mani rugose di uno sceriffo senza Winchester. Grazie Pietro, un abbraccio. Grazie Gianluca, a Mani, te, Pietro grazie Ghislandi. mille. Grazie. Mani. Sono queste mani che raccontano la storia. Una storia passo per passo, mano per mano. Le ho viste raccontare e raccontarsi, impugnare un'arma per difendere la patria, ma anche sporche del lavoro della terra per poi riposarsi al caldo del focolare. Le ho viste vincere la noia con la penna in mano, a tracciare una scrittura che l'eleganza sposava tratto per tratto. Sono le mani che ci hanno consegnato una storia da vivere e da raccontare. Quelle mani con uno schiaffo ci hanno fatto crescere e con una carezza ci hanno temprato l'anima. Sono le mani che hanno eretto i palazzi, le industrie e le nostre umili case, nelle quali un virus letale ha seminato dolore e lacrime. Sono le mani che con una stretta forte consacrano un accordo indelebile. Quelle mani le ho viste sanguinare per la fatica, ma anche stringere forte un rosario. Quelle mani grandi e rugose le ho viste stringere la piccola e indifesa mano di un bimbo. Quante mani a costruire cose dove la perfezione era una regola. Quelle mani dei nonni che un tempo hanno fatto la guerra per regalarci oggi la pace. Io ringrazio molto Pietro Ghislandi, grande artista, per aver regalato al pubblico di Canale Italia questa assoluta primizia, questa anteprima davvero straordinaria. Il discorso finisce qui, ma anche no, non c'è una conclusione perché io non la conosco, francamente, e del resto non credo ci debba essere.
È soltanto un passaggio intermedio questo, per quanto ostile, anche questo filmato ci dice questo, insomma, la riconoscenza, la gratitudine per quelle mani che ci hanno preceduto, che ci hanno sostenuto, per quanto sgradevole è sempre l'altro, il nostro specchio, in questo caso i nostri genitori, i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, come diceva Pietro. L'essenzialità non è una separatezza, ma è questo legame di tante mani, un rosario incalcolabile, infinito. Per chi non crede, direi anche per chi non crede, un impulso a riconoscere comunque il senso religioso delle esistenze, delle vite, di tutte le vite. Io ringrazio.